Mi sembra opportuno perché è opportuno la consapevolezza del cittadino nei confronti di questi problemi, problemi che effettivamente affrontano anche la vita di tutti noi tutti i giorni, e quindi è bene che loro esprimano sia la loro sensibilità all'argomento, sia siano informati sempre meglio e più direttamente sul problema. Il LAMA che ruolo avrà? Il LAMA supporterà la Regione Toscana in questa iniziativa che appunto partirà il 6 giugno con, diciamo, il coinvolgimento dei cittadini toscani. Supporterà con quelle che sono le sue caratteristiche tecniche e scientifiche, quelli che sono i suoi studi e le sue elaborazioni relativamente al clima e quelli che sono i segnali dei cambiamenti che nel clima toscano si stanno avendo. Quali sono i segnali? Allora, i segnali evidenti sono i segnali stessi che noi vediamo a livello internazionale, cioè fondamentalmente c'è un aumento del riscaldamento anche nella regione toscana, quindi andiamo sempre più verso, diciamo, un clima sempre più caldo, e anche il 2014 che appena si è appena concluso ha dato un record con più un grado e mezzo rispetto appunto ai 60 anni precedenti, quindi è stato un anno caldo. Anche se sicuramente se io chiedessi a tutti voi che mi state guardando qual è l'anno più caldo, voi direste il 2003, la famosa estate lunga, ma il 2014 è stata un'estate fresca, piovosa, ve la ricorderete sicuramente così, ma un inverno e un autunno molto caldo che hanno determinato questo innalzamento di temperatura. E anche per quanto riguarda le precipitazioni ci sono dei segnali e sono più, diciamo, più oscuri, perché portano ad un cambio della distribuzione e dell'intensità delle precipitazioni. Bisogna stare più attenti soprattutto nella gestione della risorsa idrica. E tutte le volte che c'è un'emergenza meteo, un evento più forte degli altri, che ormai sono quasi mensili, voi venite tirati in ballo sul discorso delle allerte e quant'altro. Qual è il vostro punto di vista? Anche perché, insomma, se no tirano solo per la giacchetta voi. Si può dire, parafrasando un grande scrittore francese, noi siamo il Benjamin Molossin di tutti gli eventi atmosferici, perché siamo il capo espiatorio, perché siamo i primi diciamo, nella catena di allerta, e quindi siamo i primi che nel fare una previsione possiamo, ecco, sbagliare, non userei più questo termine, perché una previsione non è sbagliata, una previsione o si avvera o non si avvera. In alcuni casi non si avvera del tutto, diciamo, in maniera appunto del tutto, diciamo, come se eravamo prevista, ecco. Certo, le polemiche sono più che normali e anzi per noi sono un punto, uno spunto per fare sempre meglio. Quindi negli sbagli, come diceva quell'altro, sbagliando si impara, ecco. Rossi però arriva a dire che come dire, in futuro farà addirittura lui degli avvertimenti alla popolazione più, chiamerà politici. Meno scientifici più politici. Allora, diciamo questo, che fondamentalmente dal punto di vista tecnico-scientifico attraverso il consorzio LAMA, che è un consorzio, come sapete, fra la Regione e il CNR, quindi prevede quello che è l'ente di ricerca più importante a livello, diciamo, nazionale. Quindi dal punto di vista scientifico penso che il LAMA abbia raggiunto dei livelli, e si possono vedere in quelli che sono i numeri relativamente a chi segue il nostro sito web, alle app che si sono scaricate, ora non vi sto a dire numeri perché i numeri, insomma, poi alla fine lasciano il tempo che trovano. Da un punto di vista dell'informazione al cittadino sicuramente dobbiamo migliorare da questo punto di vista, coinvolgendo naturalmente anche, diciamo, la Toscana Notizie e tutti quelli che sono appunto che lavorano appunto all'ufficio stampa della Regione Toscana, per migliorare l'informazione e quindi dare un livello, diciamo, di informazione più dettagliato, più conciso, più immediato, diretto e anche più comprensibile appunto a quello che è il cittadino. Ci saranno altre realtà ambientaliste comunque legate all'ecologia in questa, oltre voi, insomma? Credo di sì, credo sia opportuno coinvolgere, quindi penso che la Regione stia facendo un percorso proprio nel tentativo di coinvolgere tutte queste altre anche realtà.